Stereo 5 TV presenta L'almanacco del giorno. In studio Luigi Comentale. Buongiorno agli amici di Stereo 5 TV. Oggi è lunedì 8 maggio 2023. La Chiesa ci ricorda di festeggiare San Desiderato e San Vittore. Auguri. Settimana numero 19, i giorni dall'inizio dell'anno 128, 237 alla fine. A Roma oggi il sole è sorto alle 4.58 e tramonta alle 19.15, ora solare, a Milano alle 5.01 e tramonta alle 19.38, luna che tramonta alle 6.31 per levarsi alle 22.54. Il proverbio di oggi: maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Siamo d'accanto in questo giorno del 1429. Giovanna d'Arco, alla testa delle armate francesi, libera la città di Orléans dall'assedio inglese. Siamo nel 1886, quando il farmacista John Smith Pemberton inventa una bevanda gasata che verrà chiamata Coca-Cola. L'invenzione sarà ufficializzata il 13 ottobre dello stesso anno. Nel 1898 a Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio di Serie A. Se lo aggiudica il Genova, che supera in finale l'Internazionale di Torino. L'8 maggio del 1912 viene fondata la Paramount Pictures, oggi, ma nel 1933 Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l'oppressione britannica in India. Nel 1971 viene lanciata la settima sonda diretta verso Marte nell'ambito della missione americana Mariner 8, la quale però fallisce proprio alla partenza. Grande evento sportivo: nel 1978 Reinhold Messner e Peter Hubler raggiungono per primi la cima dell'Everest senza l'ausilio dell'ossigeno. Nel 1982 Gilles Villeneuve muore in seguito a un tragico incidente avvenuto durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nel 2004 a Stoccolma il prototipo della Phoenix, lo Space Shuttle europeo, effettua con successo il volo di prova atterrando senza equipaggio. Sono nati in questa giornata Enrique Iglesias cantante, Luis Enrique calciatore, Franco Baresi allenatore, Tony Sperandeo attore, Vittorio Sgarbi politico e critico d'arte e Marco Predolin presentatore. Mentre ci lasciano oggi nel 1903 Paul Gauguin, nato a Parigi, esponente di rilievo della pittura impressionista. E poi nel 1977 Antonio Božák, nato a Pola in Croazia, è stato un calciatore negli anni 20 e 30 e allenatore di calcio italiano. La nostra frase aforisma: sii un buon soldato di Gesù Cristo, lo dice San Paolo. E qui finisce anche per oggi, amici ed amiche, il nostro almanacco. Restate lì perché tra pochi istanti arriverà anche il meteo della Campania. Un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati anche oggi. Ciao! L'almanacco torna domani.